sembrano fissare il cielo e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio immenso laboratorio di fisica che si srotola sulle nostre teste. Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo ci sono più di 100 miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile. Tutti noi abbiamo origini comuni. Siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle e quindi siamo davvero tutti fratelli. Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua, le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. Una donna si fa strada tra pregiudizi e difficoltà, ma ha un talento innegabile e qualcuno crede in lei. Un giorno le viene data la possibilità di dimostrare quanto vale e lei incanta tutti. Da quel momento è nata una stella. La vera storia di Margherita! Ma vediamo di conoscere meglio la signora delle stelle. Il padre, di religione protestante, lavora come contabile. La madre, cattolica, diplomata all'Accademia di Belle Arti, è miniaturista presso la prestigiosa Galleria d'Arte degli Uffizi. Margherita frequenta il liceo classico, ma non si fa mancare l'attività fisica e inizia a praticare pallacanestro e atletica, ottenendo discreti risultati a livello nazionale nel salto in alto. Nel 1943, all'Università di Firenze, dove frequenta la facoltà di fisica, dopo 10 anni ritrova l'amico di infanzia Aldo, che sposa l'anno successivo. Nel 1945, a guerra finita, Margherita Hack si laurea con una tesi di astrofisica, relativa a una ricerca sulle Cefeidi, una classe di stelle variabili. Il lavoro viene condotto presso l'Osservatorio Astronomico di Arcetri, luogo presso il quale inizia a occuparsi di spettroscopia stellare. Alle donne dico di non sentirsi mai inferiori e di procedere come ho sempre fatto io, combattive, piene di fiducia in se stesse e rispettose di colleghi e avversari, ma intransigenti di fronte a qualunque sottostima del loro lavoro. È il 1964 quando Margherita diviene professore ordinario, ottenendo la cattedra di astronomia presso l'Istituto di Fisica Teorica dell'Università di Trieste. Inoltre, in qualità di professore ordinario, riceve l'incarico di direttrice dell'Osservatorio Astronomico ed è la prima donna italiana. La sua gestione durerà per più di 20 anni, fino al 1987, e darà nuova linfa ad un'istituzione che in Italia era ultima, sia per numero di ricercatori e dipendenti, che per qualità della strumentazione scientifica, arrivando a darle così una risonanza anche in campo internazionale. Dove sta scritto che devono occuparsi delle faccende domestiche? Questo aveva senso una volta, quando solo l'uomo lavorava fuori casa, ma oggi non l'ha più. Credo siano succubi di una tradizione lunga a morire. Spesso mi viene chiesto se ho incontrato molte difficoltà nel corso della mia vita scientifica. Ritengo che molti degli ostacoli di cui si lamentano parecchie ricercatrici dipende anche dall'educazione ricevuta, che, almeno fino a qualche decennio fa, tendeva a fare delle bambine persone arrendevoli e servizievoli, poco combattive e desiderose di protezione. Oggi mi sembra che le cose vadano cambiando. La vita e l'educazione comune a bambini e bambine li lascia più liberi di sviluppare le proprie attitudini naturali, senza imporre loro condizionamenti dovuti al sesso. Bisogna essere combattivi nella vita, anche nella scienza. Sono le donne che devono pretenderlo, perché al mondo chi ha meno diritti deve conquistarseli. Ero vegetariana, ero molto più libera di tutti i miei coetanei, perché avevo dei genitori liberali, il cui stile educativo faceva leva sulla mia responsabilità e non sull'imposizione di regole. Anche se avrei preferito molto restarmene in casa a leggere, la sera mi imponevo di uscire per andare a vedere in varietà, solo per ribadire la mia libertà e la mia indipendenza come individuo e come ragazza. Non mi hanno mai detto fai questo o quello perché sennò